Ben trovati a 30 minuti, sono giorni di lavoro intenso in Calabria per il Partito d'Italia dei Valori. In questi giorni si stanno svolgendo tutti i congressi provinciali. Ancora prima si è svolto il congresso regionale con la nomina del segretario regionale. Un partito nuovo come ha più volte affermato anche Di Pietro, che è arrivato in Calabria in diverse occasioni, non più legato nome appunto della lista di pietro ma fondato su basi che partono proprio dal basso e noi stasera ne vogliamo parlare proprio con il segretario il neo segretario regionale d'italia di dei valori mario Caliggiuri buonasera. buonasera quindi un partito nuovo che si sta ridisegnando in queste settimane in calabria qual è allora il partito calabrese che si pone insomma nella nostra regione Ma è un partito che ormai Lavora sul territorio, noi abbiamo celebrato il congresso nazionale con eleggendo Ignazio Messina segretario nazionale, poi abbiamo incominciato a lavorare sul territorio e siamo arrivati alla conclusione di fare i congressi regionali e non ultimo, ieri abbiamo terminato i provinciali in tutta Italia. È un nuovo percorso che stiamo facendo, tant'è che il simbolo del partito è cambiato. Dal congresso poi c'è stata un'assemblea a San Sepolco dove lì si sono stabiliti praticamente i percorsi che Italia dei Valori vuole fare. È praticamente un partito che ha riconosciuto, lo ha detto anche di Pietro una settimana fa alla Mezzia, alla Mezzia Terme dove abbiamo fatto una conferenza stampa che ci sono stati degli errori e che bisogna adesso guardare avanti e lasciare il passato, costruire un centro sinistra che dia credibilità alla politica ma soprattutto al territorio. Ed è quello che sta facendo Messina. Messina eh, a livello nazionale si è già incontrato con i vertici del Partito Democratico e con quelli di Selle. A livello eh, regionale incominceremo a fare anche noi il nostro lavoro. Ieri io ho... sono stato anche presente all'assemblea del Partito Democratico, questo perché voglio lanciare un segnale di costruire un centro-sinistra che dia risposte al territorio. Noi stiamo attraversando un periodo brutto della politica. C'è l'antipolitica che ormai eh, che privilegia le, le liste civiche e i movimenti. Tant'è che 5 Stelle ha avuto un grande successo perché i partiti non riescono a stare sul territorio e dare fiducia ai cittadini. Però insomma, diciamo che queste esperienze, no, come il movimento 5 Stelle, eccetera, sono servite a qualche cosa? Perché anche voi avete fatto molto autocritica. E, eh, come non si verifica quasi mai, il leader fa un passo indietro e si ricomincia un po' da capo. Quindi, è servito a qualcosa? Ma certamente. Il movimento 5 Stelle ha raccolto tantissimo consenso dai Terre dei valori perché il presidente Di Pietro, che ha fatto l'esperienza con Incroia non ha soddisfatto e non si è reso credibile nell'opinione pubblica e quindi c'è stato praticamente un crollo. Un partito che aveva l'8% poi si è ridotto praticamente alle cenere, è partito dallo 0%. Oggi devo dire che invece c'è fiducia nei riguardi del nostro partito e questo grazie all'impegno che sta facendo eh, Ignazio Messina. E, um, uno che ha fatto anche l'esperienza amministrativa, è stato sindaco di Sciacca, è stato deputato, riesce praticamente ad aggregare più energie che diano rinnovamenti alla politica e noi su questa base stiamo lavorando. In Calabria lo stiamo facendo, abbiamo rinnovato la classe dirigente con l'elezione non ultima di Emilio De Bartolo a segretario provinciale, all'interno del direttivo provinciale abbiamo eletto anche eh, il direttivo che è formato da giovani. Questo praticamente è un segnale positivo eh, nei nostri riguardi, vuol dire che ancora c'è un'attenzione che parte dai giovani per eh, allagare poi nell'opinione pubblica chi ha esperienze e vuole Praticamente contribuire a questo uh, percorso che noi abbiamo iniziato eh, lo facciamo ben volentieri. Lei diceva prima che è stato ha partecipato anche al congresso provinciale a Cosenza della, del PD. Quindi c'è comunque la voglia di uh, riaprire un discorso, un dialogo con le altre forze. Ma indubbiamente anche perché... Quelle che ieri sono state anche alleate. Sì, indubbiamente. Questo è il mio pensiero, non fosse altro perché fra le altre cose io ricopro anche la carica di assessore provinciale eh, con una coalizione di centro-sinistra. E devo dire che questa coalizione per dieci anni ha dato ottimi risultati sul territorio, il che significa che quando c'è un progetto politico, che ci sono praticamente dei programmi che vanno messi sul tavolo e poi vanno applicati, le risposte ci sono. Io credo che praticamente il, eh, il modello provincia può essere anche spostato a livello regionale. Se i partiti della coalizione si siedono intorno a un tavolo e incominciano a ragionare dei problemi che ci sono nella regione Calabria, dalla sanità che non funziona, a, al lavoro, al precariato, eh, all'istruzione, eh, cioè questi sono i problemi che bisogna praticamente affrontare e dare risposte positive. Non è possibile assistere eh, alla, al governo della Giunta regionale, del presidente Scoppelliti, che fa praticamente Tappezzare l'intera regione con manifesti di 6x3 per, per dire che abbiamo una sanità che funziona e poi nella nostra città abbiamo casi di mala sanità, le liste de, di attesa si allungano, praticamente la gente è costretta ad andare fuori, questo non è possibile. Allora bisogna dare credibilità alle istituzioni e le, le istituzioni devono essere amministrate dalla politica, dalla buona politica e quindi i partiti de, che praticamente si mettono in campo e io mi auguro che il centro si eh, riesce praticamente a chiudere questo discorso e andare avanti per dare governabilità alla nostra regione. Intanto c'è da mettere insomma, mano anche al partito, voi siete anche una forza in consiglio regionale, però insomma c'è qualche problema. Eh, Guardi, noi abbiamo nelle ultime competizioni elettorali eletto tre consiglieri regionali. Oggi due hanno scelto di fare un altro percorso. Questo non ci preoccupa più di tanto perché il nostro rappresentante, l'unico che è rimasto praticamente all'interno del partito, il consigliere regionale Giuseppe Giordano, sta portando avanti la politica che il partito ormai ha tracciato e su questo noi vogliamo lavorare. Noi andiamo avanti, è chiaro che il partito deve crescere. Noi abbiamo tolto anche il nome di Ripietro dal simbolo, il che significa che non siamo più per un partito eh, personale, noi siamo un partito che parte dal territorio, così come devono essere i partiti, dobbiamo finire di fare la politica eh, finalizzata agli interessi di una sola persona, altrimenti non siamo credibili e Italia dei Valori ha incominciato praticamente a fare questo percorso, il presidente di Pietro ha fatto due passi indietro, eh, abbiamo rinnovato il simbolo. Eh, e quindi andiamo avanti su questa, su questa linea che il segretario Messina ha tracciato. Lei prima parlava di tanti problemi della Calabria, la sanità, ma c'è anche un'altra questione, quella dei trasporti, eh, siamo sempre più tagliati fuori e proprio negli ultimi giorni le notizie che insomma ci sono ulteriori tagli ai... Tra l'altro quale amministratore eh, di una provincia eh, importante e grande come quella di Cosenza probabilmente eh, conosce Guarda, benissimo il problema. Guardi, mi lasci dire, il problema è che noi abbiamo una classe politica che non rappresenta il territorio perché se non si cambia la legge elettorale e quindi il deputato deve essere eletto dalla base, dal territorio e quanto ci sono i problemi devono essere affrontati, è chiaro che ci troviamo ad avere questi problemi, eh, ma non è solo il problema dei trasporti, ci sono tanti problemi che adesso i, i deputati non, non affrontano perché chiaramente non devono chiedere il consenso e quindi praticamente non riescono a dimostrare quello che sono capaci di fare e di tutte le iniziative che si portano all'interno del Parlamento. Io sono convinto, Italia dei Valori ha fatto una raccolta di firme per la modifica della legge elettorale, io sono convinto che se non si va a questa modifica noi i problemi non li risolveremo. E... Adesso si parla per esempio della cancellazione delle province, mi lasci dire, non è che io voglio difendere il posto alla provincia, eh, questa è la mia seconda eh, consigliatura, quindi eh, ho intenzione di fare altri programmi perché voglio lavorare all'interno di questo partito, ma devo dire che eh, la provincia dà risposte al territorio perché il consigliere provinciale che è eletto nel collegio si interessa di quella parte eh, dove è stato eletto e che i problemi vengono ad affrontare. Vengono Se a livello nazionale il deputato non riesce a capire che è espressione eh, di una provincia, di una regione e quindi affrontare i problemi come quelle dei trasporti ma anche della sanità e di tanti altri problemi e se ne sta a Roma perché è nominato e quindi non vuole il confronto con il cittadino che magari vive in quell'area è chiaro che i problemi non si risolvono. Certo, lei ha affrontato un tema di grandissima autorità, quello delle province. Ormai pare che insomma sia deciso sulla loro soppressione. Però effettivamente la, la spesa pubblica per la, la gestione e mantenere la, le province è una cifra irrisoria rispetto a tanti altri sprechi che ci sono nella pubblica amministrazione, vedi tanti altri consorzi, eh, comunità, montane di. di no, io dico di più di, che oggi, oggi è uscita una sentenza della Corte dei Conti che dice che non c'è nessuna grave rispesa eh, 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 con la cancellazione delle province. il, il problema è di diversa natura. Il problema è più politico perché si vuole dare all'opinione pubblica di eliminare una casta che non incide tanto sulla spesa della pubblica amministrazione. Se si considera che il costo delle province è l'1,3 della spesa della pubblica amministrazione, il che significa che parliamo di quasi zero. Di, diciamo che di che per accontentare un po' la richiesta esatto. dei cittadini di taglio della segnale spesa... Il segnale che deve mandare la politica, io sono d'accordo: non è possibile, cominciamo a diminuire i parlamentari, non è possibile avere una Camera e un Senato che fanno uh, l'identico lavoro. Incominciamo ad eliminare anche i consiglieri regionali, è lì che praticamente c'è lo spreco La e quindi i posti. Oh, e poi ci Quelle, sono, tantissimi... sono tra le più alte in Italia. E poi ci sono tantissimi enti intermedi che vanno rivisti e vanno eh, eliminati. Io non credo che la provincia possa essere il male della politica perché eh, ci sono delle spese enormi. Se uno guarda un consigliere provinciale, guadagna 800 euro al mese se partecipa a 15 commissioni. Non credo che questo sia il costo della politica. Il costo della politica è ben altro, sono i privilegi che i parlamentari, che i senatori hanno. Allora se si vuole mandare un segnale nel, sul territorio all'opinione pubblica, allora tagliamo i deputati. È su questo che diamo il segnale veramente di fare cose buone in Italia. Torniamo a parlare di, del Partito Italia dei Valori. Eh, Dicevamo che proprio nei giorni scorsi c'è stata l'elezione del consigliere provinciale, eh, eh, del segretario provinciale a Cosenza. però insomma, ci sono, eh, il partito si è ridisegnato un po' in tutta, in tutta la Calabria, anche nelle altre province. Avete letto Sì, noi abbiamo fatto i congressi in tutte e cinque le province, tranne Reggio che mi è stato chiesto da parte di, 5, di 50 iscritti il rinvio perché c'è cioè il consigliere regionale. Eh, Giordano, che sta avendo problemi di salute, e quindi mi hanno chiesto un rinvio, ma eh, un rinvio temporaneo. Abbiamo eletto sì, gli altri segretari provinciali sia a Crotone, a Catanzaro che eh, a Vibbo eh, a Cosenza abbiamo eletto eh, Emilio De Bartolo, adesso io ho convocato il direttivo regionale eh, sabato prossimo per incominciare eh, a distribuire gli incarichi e ognuno si assume la responsabilità sul territorio di costruire questo nuovo percorso del partito. Noi a Cosenza eh, incominceremo sin da subito con eh, il segretario De Bartolo ad affrontare eh, la politica all'interno di quei comuni dove c'è il rinnovo del, del Consiglio Comunale. E fra questo c'è anche Rente che, eh, dove noi siamo, eravamo già all'interno dell'amministrazione provinciale e lì presenteremo una nostra lista con il nostro simbolo. Puntiamo ad avere anche un buon successo, anche cioè, perché sul rente abbiamo una base che è radicata. Ci Poi si voterà a insomma, Montalto, le prossime sì. Elezioni, cioè praticamente nei comuni superiori ai 15.000 abitanti il partito sarà presente con un, una sua lista. Poi devo registrare anche con grande soddisfazione che stiamo avendo l'adesione anche in altri comuni superiori ai 15.000 abitanti di giovani che vogliono aprire circoli per lavorare all'interno del partito. Abbiamo inaugurato anche un nuovo circolo nel comune di San Giovanni in Fiore che è un comune importante. Eh, adesso, da qui a poco, una settimana, credo che insieme al segretario provinciale andremo ad inaugurare un nuovo circolo a Corigliano. Queste sono realtà importanti dove il partito eh, deve incominciare a lavorare per dare segnali eh, che si vuole affrontare una, una politica nuova. Questo è interessante perché in un momento in cui ci pare ci sia insomma, uno scollamento tra i cittadini e i partiti, no? eh, non c'è più tanta partecipazione. Il fatto di aprire dei circoli quindi vuol dire che comunque c'è. Ancora la voglia di, di scendere un po' in campo, di, di darsi da fare, di partecipare ad un progetto che sia quello di Italia dei Valori o di un altro partito? Sì, ma io credo che i partiti, se danno fiducia all'elettorato, credo che il consenso comincia ad avere. Italia dei Valori ha cambiato la sua linea politica e anche il fatto che noi abbiamo rifatto il simbolo del partito. Questo credo che ha dato fiducia, noi eh, stiamo lavorando e devo dire che eh, per quanto riguarda Italia dei Valori c'è una buona attenzione da parte di molti studenti che sono all'Università della Calabria, che eh, vogliono praticamente incominciare a fare politica all'interno di questi partiti e uno di questi è Italia dei Valori. Questo è un lavoro che eh, praticamente eh, stiamo facendo e credo che non possiamo uh, deludere questi, questi giovani. Certo, lei prima parlava del, delle prossime elezioni che ci sono in molti comuni, ehm, al di sopra dei 15.000 abitanti in provincia di Cosenza, abbiamo citato Rende e Montalto, ma ce ne sono anche altri nel resto della regione naturalmente, quindi si, si sta già lavorando per le liste in questi comuni, però si guarda anche con attenzione. Alle regionali, insomma? Indubbiamente eh, all'interno delle province, ogni segretario provinciale lavorerà per eh, fare praticamente per presentare il simbolo dove si vota, ma è chiaro che l'obiettivo principale del partito è quello di affrontare il, la prossima competizione eh, regionale. È lì che eh, noi stiamo lavorando, io ci voglio lavorare, è, è su un progetto dell'unità del centro-sinistra che io mi voglio praticamente impegnare, perché sono convinto che una coalizione... Eh, che non ha problemi e si presenta con un suo candidato, io credo che il successo alla Regione Calabria si può Quindi avere. Quindi non ripetere quello che accadde nelle scorse elezioni quando Italia dei Valori scelse la strada della solitaria. Ma la, la linea che ha tracciato il segretario nazionale è questa ed è quella che io a livello regionale voglio, voglio dare, io voglio lavorare all'interno di questo progetto. Per dare credibilità anche alla politica, soprattutto alla politica. Ma avete già, eh, già parlato con gli altri rappresentanti insomma, degli altri partiti? Vabbè, il PD ancora diciamo, naviga in acque e ancora, ancora no, perché, qual è la nel regionale? Eh, no, perché in questi giorni stiamo registrando che ogni partito al suo interno sta cercando di fare i congressi e quindi eleggere una nuova classe dirigente. Eh, per quanto riguarda Italia dei Valori abbiamo fatto alcune eh, riunioni dove eh, abbiamo anche eh, detto che l'autocandidatura del Presidente Oliverio a noi come partito sta bene, eh, sta bene perché viene da un'esperienza amministrativa che ha dato segnali positivi e poi è un candidato che eh, esce soprattutto all'interno del centro-sinistra. Una persona che potrebbe anche trovare il consenso da parte di Italia dei Valori, insomma, nella figura di Oliverio potrebbe confluire anche l'appoggio la, di Italia dei Valori, se, se così rimanesse, insomma. Se così rimanesse, indubbiamente Italia dei Valori ha visto molto bene l'autocandidatura la, del Presidente Oliverio. Non fosse altro perché conosciamo lo spessore, eh, l'onestà e il lavoro che questo personaggio praticamente eh, è sul territorio. Noi è chiaro che praticamente non possiamo deludere eh, i tanti elettori che credono ancora nella politica. Attraverso il Presidente Oliverio si possa dare una risposta positiva. Come giudica il lavoro, quest'ultimo lavoro che stiamo avendo di scopelliti in ambito sanitario, eccetera? Cioè, lei non salva proprio nulla di tutto quello Guarda, che sta succedendo. Guarda, io facendo. del governo scopelliti ho visto solo annunci e proclami, e fatti non ne ho visti. Abbiamo, stiamo assistendo ad una serie di manifestazioni, tipo praticamente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, della, eh, dei trasporti eh, e di questi giorni una serie di manifestazioni che la gente è stanca, non ce la può fare più e quindi la regione non dà queste risposte. Il governo Scopelliti ha fallito. Ma i rapporti tra eh, lei e anche un amministratore diciamo, mh, di una provincia importante come quella di Cosenza la regione è sempre in ritardo con, uh, rispetto a pagamenti. Cioè, come, come sono i rapporti tra provincia e regione? Si riesce a dialogare? Non si riesce a dialogare perché ancora si parte con la convinzione che eh, mh, si guarda il colore politico, non è così. Eh, la provincia di Cosenza eh, ha avuto eh, con, la 34 un, con la legge 34 un trasferimento di personale. La provincia di Cosenza ha anticipato 18 milioni di euro per pagare gli stipendi ai dipendenti che sono stati trasferiti. Ebbene, nonostante ci fosse stato un protocollo eh, in prefettura firmato eh, dalle due parti, dalla Regione e dalla Provincia, eh, a tutt'oggi la Regione non ha corrisposto queste, questi, queste mensilità, questi soldi dovuti. Eh, per non dire che mh, tante altre eh, iniziative che eh, la Regione doveva fare nei riguardi della Provincia eh, non, non, sono fate, non sono state fatte. Eh, io sono convinto di una cosa, che uno quando vince l'elezione il giorno dopo deve essere il governatore dell'intero territorio e non guardare il colore politico. Eh, non vorrei che Scoppelliti vuole penalizzare la provincia di Cosenza perché la, la provincia di Cosenza è amministrata da un centro sinistra ci auguriamo di no. Insomma. Me lo auguro. Senta, un'ultima battuta perché siamo proprio in chiusura. Eh, lei lo dicevamo, assessore eh, della provincia di Cosenza, alle attività produttive. Eh, avete fatto un grande lavoro in, queste, in questi mesi, in estate. Abbiamo messo tante iniziative eh, a livello nazionale e internazionale. Avete cercato di, di promuovere, di portare avanti le nostre aziende, i, nostri, i prodotti di questa terra. Ci sono delle iniziative in programma da qui a breve eh, che continuare a fare. La provincia di Cosenza devo dire che ha dato ottime risposte alle aziende. Io, eh, abbiamo sperimentato un'iniziativa che ha dato eh, veramente risultati importanti, che è quello di Eccellenze Cosentine. Abbiamo fatto questa eh, iniziativa all'interno dei villaggi. Per valorizzare i nostri prodotti e lo abbiamo fatto all'interno dei villaggi perché c'è un turismo che non è locale, bensì nazionale ed europeo. E allora siamo partiti con sette aziende e siamo arrivati quest'anno a 74 aziende. Il che significa che eh, le aziende che hanno fatto questa iniziativa hanno riscontrato ottimi risultati perché. Eh, aziende che praticamente avevano dei prodotti che sicuramente sono delle eccellenze per noi, però erano sconosciuti un po' al nord dell'Italia per non dire in Europa, e parlo del vino, dell'olio, di Suriano che praticamente è la lavorazione di un peperoncino lavorato a crudo, che hanno riscontrato praticamente ottimi risultati. E attraverso queste iniziative le aziende hanno dato risposte positive all'interno eh, della propria azienda, assumendo addirittura anche altre eh, persone. Eh, anche perché io sono convinto che dobbiamo abbandonare, eh, abbandonare la cultura del posto fisso, e bisogna puntare sulle aziende se vogliamo creare occupazione e sviluppo. Notto. La provincia di Cosenza ha partecipato anche al sì, alla Due Fiere internazionali al SIAL sì in Francia e a Colonia in Germania. E lì le aziende hanno fatto dei contratti praticamente eh, su tutto il territorio, del, eh, non solo nazionale ma anche europeo. Eh, per esempio il Giappone eh, eh, ha fatto dei contratti con l'olio extravergine e con Suriano, con questo peperoncino. Adesso stiamo facendo un'iniziativa, credo che parteciperemo anche alla fiera dell'artigianato a Milano, che è una fiera importante dove le nostre aziende possono mettere in mostra i nostri prodotti e credo che anche lì saranno apprezzati. La provincia di Cosenza credo che sotto questo aspetto ha lavorato bene. Infine io volevo farle dire anche una cosa sull'enoteca regionale perché è una cosa veramente straordinaria quella che state Sì, realizzata. noi abbiamo adesso da poco aperto queste enoteche regionali perché vogliamo valorizzare i nostri prodotti e devo dire che è stata un'iniziativa eh, lodevole, eh, l'uncimirante del Presidente Oliverio. Eh, All'interno dell'enoteca ci sono 1800 bottiglie di vino, quindi vuol dire che c'è un'ottima qualità. Ma questo non significa che noi abbiamo aperto l'enoteca solo per fare una manifestazione di vetrina. All'interno dell'enoteca ci saranno delle manifestazioni di interesse perché ehm, infiteremo eh, i buyer. I, eh, le Camere di Commercio eh, non solo dell'Italia ma anche eh, dell'intera Europa, dell'estero, eh, per eh, far degustare e quindi eh, valorizzare i nostri prodotti. E adesso faremo anche eh, un'iniziativa per quanto riguarda l'olio d'olivo e credo che su queste cose dobbiamo lavorare. Non dimentichiamo che noi siamo una regione, una provincia che vive di turismo ed agricoltura e sono le, eh, le due attività che noi dobbiamo valorizzare. Grazie, grazie mille a Mario Caligiuri, segretario regionale di Italia dei Valori e nel suo ruolo istituzionale di assessore alle attività produttive della provincia di Cosenza, grazie a voi per averci seguito, 30 minuti torno alla prossima settimana, arrivederci. arrivederci.